Ciao, io sono Greta Gaglia e in questo nuovo video in collaborazione con Tecniche Nuove vi introdurrò a SolidWorks. SolidWorks è un software per la progettazione meccanica 3D che, detto in parole povere, è un software per disegnare in 3D molto molto professionale, ma che può essere utilizzato anche per la stampa 3D e quindi per i miei progetti di tutti i giorni. Tutto ciò che vedrete in questo video è tratto dal libro SolidWorks di Umberto Fioretti, per l'appunto edito da Tecniche Nuove, che mi sto studiando in questi giorni per imparare un nuovo software. Andiamo con ordine. SolidWorks è innanzitutto un software a pagamento che però vi dà la possibilità di testarlo gratuitamente per un certo periodo di prova, come sto facendo io nel mio caso. Infatti, per fare i test avrete a disposizione una pagina web che simulerà per l'appunto tutto quanto il software, con anche la possibilità di salvare i progetti, che poi non ve li farà salvare sul vostro dispositivo ma solo interno all'applicazione, però comunque è un buon metodo per testare questo software e vedere se vi piace. Su SolidWorks abbiamo un sacco di funzionalità che ci consentono di disegnare in 3D parti meccaniche e anche, quando si è raggiunto un buon livello di modellazione, di simulare i movimenti di quest'ultime. Nel mio caso ho provato a fare la modellazione di una parte semplice che deriva dal capitolo 3, dove per l'appunto andiamo a disegnare questo cilindro e andiamo a modificarlo. Quello che io ho adorato è il fatto che questo software è davvero molto molto professionale, ma allo stesso tempo molto facile da utilizzare. Infatti, come potete vedere, in pochi passaggi e anche in poco tempo sono riuscita a creare questo pezzo con anche degli innesti perfetti per un determinato tipo di vite, e ho adorato il particolare che, per l'appunto, di questi innesti, quindi di questi fori, seguendo il capitolo è stato deciso di fare dei fori semplici, ma nella realtà dei fatti ho la possibilità di mettere anche una filettatura, e che nel mio caso è una cosa fighissima perché ti fa direttamente la filettatura sul pezzo, e non che, come nel mio caso, come precedenti progetti, devi andare a prenderti gli inserti col saldatore, fare il buchino, inserirli dentro, fonderli assieme e poi mettere la vite. Wow! Ma tornando a noi, quindi da questo software abbiamo la possibilità di trasformare tutto in stampa 3D? Ovvio che sì! Come potete vedere, ogni pezzo che andremo a creare viene legato ad un oggetto. Di conseguenza posso scegliere se visualizzare o meno quel determinato oggetto e posso andare ad esportarlo in STL. STL è per l'appunto il formato che poi posso mettere su uno degli slicer e mandare in stampa il mio pezzo. Ma cosa ancora più importante, che secondo me per una persona che vuole fare disegno 3D in maniera professionale è davvero davvero comodo, il particolare di poter traslare da un disegno 3D a direttamente il foglio CAD in 2D con le quote. Infatti c'è una funzione che ti dà la possibilità di traslare da una sezione di SolidWorks ad un'altra sezione per andare, per l'appunto, a trasformare il nostro disegno 3D in un classico disegno tecnico 2D. Avete presente quelli che vi facevamo fare a scuola? Ecco, esattamente, però fatto digitale è molto più figo. Quindi questa era una breve introduzione su SolidWorks, un software che ho scoperto veramente veramente da poco per quanto riguarda la modellazione e poi successivamente la stampa 3D. Continuerò a giocarci un po', a vedere se mi trovo bene rispetto ad altri software, se mi trovo meglio, se mi trovo peggio. Continuerò a seguire la guida di Umberto Fioretti, per ora sono arrivata al capitolo 3, ma già il fatto di essere riuscita a disegnare un pezzo in 3D per me è una cosa fighissima. Vi lascio tutti i link qua sotto in descrizione e noi ci vediamo in un prossimo video.